Si completa la gamma della nuova Astra K con l'arrivo della Sport Tourer. Oltre alla 5 porte, insomma, abbiamo anche la versione station wagon che sarà richiestissima dal popolo delle flotte, ma anche da tutte quelle famiglie che cercano una vettura molto spaziosa, ma non troppo eccessiva nelle dimensioni. Diciamo che la parte più rivoluzionata rispetto al modello precedente è certamente la zona posteriore, dove è stata completamente ridisegnata la, diciamo, zona dalla metà in poi della vettura con questo nuovo montante che va quasi a sovrapporsi, lo vediamo, alla zona inferiore con un bel raccordo in alluminio che poi corre anche lungo tutto l'arco del montante del tetto della vettura. Davvero una soluzione molto elegante, poiché si risulta anche interessante, abbastanza nuova da un punto di vista stilistico. La vettura, lo vediamo, ha i fari posteriori che riprendono un po' il look di quelli della versione A5 porte, in particolar modo nella firma luminosa a LED che possiamo trovare all'interno, ma poi anche la coda è stata completamente rivista, lo vediamo, per appunto andare ad ospitare questo nuovo portellone di notevoli dimensioni con un fascione paracolpi inferiore bello scavato per andare ad ottenere una soglia di carico piuttosto bassa. Andiamo subito, direi, a vedere il bagagliaio, andiamo ad aprirlo attraverso il sistema automatico con il piede, eccolo qua. All'interno c'è il mio trolley, un trolley da cabina, leggermente più grande magari, vediamo, disponendolo tutto sulla destra, ce ne sta un altro e forse un'altra metà, e poi ce ne stanno, direi, forse un altro messo anche così e un altro qui. Quindi, insomma, diciamo un bagagliaio molto capiente per quanto riguarda il volume. Si passa da 540 litri a 1630 semplicemente abbattendo gli schienali, che hanno questo meccanismo elettroattuato, lo vediamo, eccolo qui, che abbatte progressivamente gli schienali. Vanno giù 60-40, volendo potrebbero anche andare giù 40-20-40 sulla base di come andiamo ad organizzare l'abbattimento. Abbiamo una presa accendisigari posteriore, il vano bagagli è illuminato, lo vediamo. All'interno della vettura abbiamo un piccolo pozzetto nel quale stivare degli oggetti o, nel caso in cui lo vogliate, la ruota di scorta, che è opzionale. In questo caso c'è un kit gonfia e ripara. Andiamo a chiudere il bagagliaio attraverso l'apposito pulsante. Vediamo, il meccanismo è anche abbastanza veloce. Andiamo a vedere la zona anteriore della vettura, dove spicca il design classico, diciamo, dell'Astra, con questo profilo abbastanza sportivo ed elegante che contraddistingue in modo diciamo inequivocabile l'Astra, ma quello che probabilmente ha permesso a questa vettura di vincere, lo vediamo, il premio Car of the Year 2016 a Ginevra, è probabilmente la dotazione anche elettronica della vettura, quindi anche i fari IntelliLux con sistema matrice di LED. Questo è un sistema molto efficace da un punto di vista luminoso, ma soprattutto in termini di sicurezza, in grado di accendere e spegnere gli abbaglianti sulla base di chi sopraggiunge. Quindi la vettura utilizza questa parte, diciamo, con modalità completamente abbagliante, e i LED contenuti all'interno di quest'area possono accendersi e spegnersi in modalità progressiva per andare ad abbracciare la vettura che ci precede o andare a spegnere o accendere appunto i LED sulla base del movimento della vettura che sta sopraggiungendo nell'altra carreggiata. Davvero un sistema molto efficace che avevamo visto sino ad oggi solamente sulle vetture di categoria ben superiore. La vettura è dotata ovviamente di sensori di distanza per quanto riguarda il parcheggio, ma anche di distanza per quanto riguarda le funzionalità di cruise control e di antitamponamento. Una vettura molto ricca da questo punto di vista, attraverso radar anteriori e anche attraverso la telecamera che viene contenuta all'interno del parabrezza. I cerchi sono da 17 pollici gommati 225-45, sono cerchi molto eleganti nel look, sono a 5 razze sdoppiate, stessa misura anche per quanto riguarda la zona posteriore. Interessante nello sviluppo della fiancata come i designer Opel siano riusciti a dare un certo movimento, lo vediamo nella parte bassa, con questa onda e questo incavo nella zona anteriore, poi una bella linea di cintura molto decisa e molto marcata che si prolunga fino alla zona della ruota anteriore. Sul tetto ci sono i mancorrenti, poi direi che per quanto riguarda lo stile si fanno notare anche la, diciamo, forma del fascione inferiore, che è sportiva ed elegante allo stesso tempo. Uno degli elementi più caratteristici di questa vettura è lo studio aerodinamico. Abbiamo un CX di 0,27, quindi una delle più basse per
quanto riguarda questa categoria, lo vediamo anche grazie attraverso elementi come questi deflettori che non si notano ma fanno un gran lavoro e spostano, diciamo, fanno defluire molto bene l'aria al posteriore, come anche questi elementi, piccoli deflettori che hanno un colore simile a quello del vetro ma servono a rendere molto più pulita la diciamo uscita dall'aria dalla coda. Lunga 4,70 m, larga 1,80 m e alta 1,51 m, la Astra di nuova generazione è spinta in questo caso da un motore biturbo 1.6 turbo diesel in grado di erogare 160 cavalli. Si tratta di un'unità realizzata da GM Propulsion a Torino, ex GM Powertrain, 100 cavalli litro, quindi 160 cavalli, un motore notevole, biturbo a due turbine, una a geometria variabile in grado di assicurare fruibilità e coppia già ai bassi e medi regimi e poi una invece a geometria fissa più di dimensioni più grandi in grado di assicurare appunto i 100 cavalli litro promessi dal costruttore tedesco. Uno degli elementi chiave della nuova Astra K sono sicuramente gli interni, li vediamo, sono innanzitutto molto spaziosi ma poi sono anche molto curati da un punto di vista diciamo stilistico, ma soprattutto di postura ma anche di ergonomia. Per quanto riguarda appunto, dicevamo, la postura, i sedili sono stati realizzati in collaborazione con AGR, che è un istituto indipendente per il controllo della postura e del sonno tedesco, quindi è un istituto al quale Opel si affida per lo sviluppo, per sviluppare questi sedili, per renderli più comodi possibili. Vediamo, hanno delle sponde abbastanza accentuate nella zona superiore ma hanno anche una bella larghezza, quindi in grado di contenere fisici, diciamo, di tutte le dimensioni. Stessa cosa vale anche per la zona inferiore, dove abbiamo anche la possibilità, lo vediamo, di estendere la possibilità di seduta più o meno corta sulla base di quanto avete lunghe le gambe. Doppia possibilità di regolazione dei sedili, funzionalità di massaggio e regolazione elettronica della distanza del sedile rispetto al volante e alla pedaliera. Per quanto riguarda gli interni, andiamo a chiudere, ci troviamo di fronte a una bella plancia, la vediamo, con sviluppo orizzontale, con una bella cromatura che va a riprendere anche la cromatura che abbiamo già visto anche fuori sul tetto, viene ripresa anche sulle bocchette dell'aria e sulla maniglia. Abbiamo anche le stesse cromature, le vediamo riprese anche sul pomello del cambio e sui pulsanti del climatizzatore. In questo caso non abbiamo un climatizzatore bizona molto sofisticato, anzi un climatizzatore di tipo manuale, ma nelle altre vetture, magari ve lo faccio vedere successivamente, abbiamo anche il controllo della temperatura all'interno del bottoncino stesso. In questo caso comunque abbiamo una versione dotata dell'IntelliLink di seconda generazione con schermo da 8 pollici, quindi uno schermo di grande dimensione e tutte le funzionalità più avanzate per quanto riguarda il controllo dei telefoni. C'è Android Auto e Apple CarPlay, quindi diciamo un sistema multimediale davvero molto ben fatto, ovviamente con il sistema di navigazione e tutto quello che serve per andare a sincronizzarsi con gli smartphone o comunque anche con la navigazione satellitare e quant'altro. Per quanto riguarda il cruscotto, abbiamo una strumentazione con contagiri sulla sinistra, tachimetro sulla destra, indicatore del gasolio e della temperatura nella zona superiore, poi computer di bordo nella zona inferiore. Il computer di bordo riporta, lo vediamo, moltissime informazioni, dalla pressione alla distanza dalla pressione pneumatica alla distanza di chi ci precede e quant'altro. È regolabile attraverso i pulsanti presenti sulle razze del volante. Da un lato si controlla il cruise control e la distanza dalle vetture che precede, dall'altro invece si opera sulle funzionalità multimediali. Per accendere o spegnere la funzione auto beam dei fari matrix LED si utilizza questo tasto e per avviare il motore c'è l'avviamento elettrico, proprio perché abbiamo anche la chiave keyless attraverso la quale siamo entrati senza premere il pulsante. E lo sviluppo della plancia, come dicevamo, è davvero ben fatto, è una plancia che ha una zona superiore anche, la vediamo, abbastanza elaborata, con la possibilità nella zona anteriore anche di integrare, volendo, un head-up display. Molto carine anche le finiture in piano black sulle zone nelle zone centrali che vanno a contrasto con, appunto, con le cromature. Poi a livello di plastiche abbiamo delle plastiche abbastanza morbide nella zona superiore del cruscotto e delle porte. Abbiamo invece nel tunnel centrale magari una plastica leggermente più dura ma
francamente è anche quella che ha bisogno di essere probabilmente meno toccata e anche probabilmente di essere quella un pochino più robusta per quanto riguarda l'utilizzo quotidiano. Abbiamo un bel cassettino, purtroppo non protetto da chiave, abbiamo la tasca laterale all'interno della quale riporre una bottiglia o quant'altro, abbiamo due portabottiglie o svuotatasche all'interno del tunnel centrale, poi anche un pozzettino all'interno del quale stivare, ad esempio noi abbiamo messo una GoPro, e però con funzionalità USB e una porticina AUX comoda per collegare anche strumenti audio di vecchia generazione. Passiamo da davanti a dietro. Il sedile in questo momento è regolato sulla mia posizione, andiamo a vedere come si sta. Prendiamo posto a bordo, eccoci qua. Allora, devo dire, è la prima volta che mi siedo dietro, non si sta per niente male, lo spazio per le gambe, lo vediamo, è sufficiente anche per una persona alta come me. Io sono alto 1,90 m, lo spazio per la schiena non è per niente male, anzi si sta davvero molto comodi. Lo spazio per la testa diciamo che è più che sufficiente. In questo caso abbiamo tirato giù diciamo un bracciolino centrale che permette di viaggiare un pochino più comodi, ma ovviamente si può tirare su. La zona centrale, la vediamo, non è occupata in particolar modo dal tunnel, quindi anche chi siede al centro riesce a essere abbastanza comodo. E poi abbiamo una funzionalità interessante con i sedili riscaldabili sulle zone laterali anche nella fila posteriore, poi due porte USB che permettono di collegare anche a chi è dietro il proprio smartphone per utilizzarlo con il sistema multimediale o semplicemente per ricaricarlo durante il viaggio. A bordo di questa Astra Sports Tourer di generazione K si viaggia davvero molto bene, c'è tantissimo spazio a bordo, il sedile è molto comodo, lo sviluppo fatto dai tecnici Opel in collaborazione con i tecnici di AGR ha portato ad una posizione di guida davvero comodissima, regolabile in ogni direzione, ma soprattutto in grado di mettere a proprio agio i piloti di tutte le stature, quindi dal 1,60 m ai 2 metri a bordo di questa vettura si viaggia davvero molto comodi. Tanto spazio anche per chi siede dietro, questa è sicuramente una nota molto positiva, e tantissimo spazio per i bagagli con un vano davvero organizzato molto bene. L'abbiamo visto prima nella prova statica e poi l'abbiamo anche provato in altre situazioni. Davvero è un bagagliaio in grado di assicurare a questa vettura una delle migliori capacità di carico, una delle migliori sfruttabilità sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda il motore, direi che il 160 cavalli sviluppato da GM Propulsion in Italia è un motore che lavora benissimo, sembra quasi un motore elettrico da quanto è piatta l'erogazione. Già da 1250 giri ci sono 350 Nm di coppia massima. È un valore davvero notevolissimo, è un valore che solamente 5, 6, 10 anni fa al massimo avevano i motori di 2000 di cilindrata, non di 1600. Quindi da questo punto di vista questo motore è davvero il non plus ultra per quanto riguarda la sua cilindrata. 160 cavalli, spinge molto forte fino a 4000 giri, non si perde, diciamo, come altre unità superate i 3500, anzi direi che quasi fino a 5000 continua a spingere molto forte. Un'unità davvero molto ben fatta, si sente la firma italiana all'interno di questa unità. Per quanto riguarda la guida, lo sviluppo portato avanti da GM Propulsion per quanto riguarda il motore non ha portato in dote solamente tanti cavalli e tanta coppia, ma anche una leggerezza del blocco motore notevole rispetto a quella del 2000 di precedente generazione, sommata ad altri alleggerimenti portati avanti dai tecnici Opel su telaio e tantissimi altri dettagli, la vettura a parità di cilindrata pesa quasi 190 kg in meno rispetto a quella di precedente generazione, un valore elevatissimo che su strada si traduce innanzitutto in bassi consumi. Certo, rispetto ai 4,1 dichiarati da Opel siamo circa intorno ai 5, ma comunque diciamo che 5 litri ogni 100 km con un motore di 160 cavalli e una macchina di 4,70 m è sicuramente un valore notevole. Poi c'è da dire anche che il peso basso contenuto ha migliorato notevolmente le caratteristiche di guida rispetto alla Astra di precedente generazione, quindi abbiamo una vettura in grado di assicurare una prestazione davvero molto elevata in curva. C'è un filino di sottosterzo, quello giusto per farti sentire che la vettura, il limite della vettura, e poi c'è un grande, c'è veramente un bel appoggio in curva e c'è una capacità di cambio di direzione davvero inaspettata per una vettura di queste dimensioni e di questa stazza. Notevole è anche il comfort di bordo, le sospensioni, nonostante appunto questa caratteristica diciamo sportiva abbastanza accentuata.
è in grado di assicurare una comfort di bordo davvero molto elevato. Si viaggia molto bene sulle buche, si viaggia molto bene nei cambi d'asfalto, non si sentono particolari inflessioni negative nel comportamento dinamico della vettura, anzi, oltre ad avere un comportamento molto buono da un punto di vista di dinamica di guida, si ha anche un comportamento molto buono per quanto riguarda il comfort di bordo. Quindi una vettura sicuramente adatta per chi vuole fare tanti chilometri e per chi vuole appunto avere una ottima compagna di viaggio per lavorare o per andare in giro con la propria famiglia. L'elettronica di bordo anche in questo caso funziona davvero benissimo, il cruise control è in grado di mantenere la distanza dalla vettura che precede, ma soprattutto riaccelerare anche in tempi utili abbastanza ristretti, quindi non si hanno quelle attese fastidiose con i cruise control attivi di altre marche. Quindi da questo punto di vista Opel ha fatto anche in questo caso un bel lavoro, e un bel lavoro è stato fatto soprattutto sui fari IntelliLux, che quando scende la notte e si attiva la funzione di autobeam davvero riescono ad illuminare in modo notevole la strada, anche a fronte di vetture che sopraggiungono o vetture che ci precedono vengono avvolte, e il fascio luminoso rimane comunque molto potente. Davvero una soluzione incredibile che ha permesso a questa vettura di essere premiata con il premio Auto dell'anno 2016. Con questo è tutto, non mi rimane che salutarvi ed invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!